A me tocca, come dovere istituzionale, quello di salutare tutti gli intervenuti, quindi di ringraziare a nome personale della collettività il procuratore Roberti, che ci fa l'onore di essere ancora una volta qui tra di noi. E così come già l'anno scorso, caro procuratore, dicemmo, quella di Valle fu la sua prima uscita da procuratore nazionale antimafia, oggi forse viene a farci, come dire, il consuntivo del primo anno di attività di quest'alta funzione. Sappiamo bene che la sua presenza qui è dovuta ai buoni uffici del nostro maestro Ruggero Cappuccio. La giustizia possa non solo essere invocativa di fronte a un reato e quindi supplica a un tribunale di regolare ciò che è accaduto, ma che possa essere contemplato come un sentimento paragonabile all'altruismo, all'amore, all'amicizia. In altri termini, la giustizia, se vogliamo che non vengano commessi reati, non è solo quel complesso di norme e di sanzioni che deve funzionare nei tribunali o che deve funzionare attraverso l'azione meritoria delle forze di polizia, ma deve essere una cintura immunitaria preventiva che riguarda la coscienza delle persone. Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che viene da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Invece ti presenti a casa mia il giorno che si merita. Mia figlia mi viene a chiedere un omicidio a pagamento. Io vi chiedo giustizia. Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Dito che lei soffre. Dici tu, pensa io parlo. Quello che abbiamo visto adesso con Marlon Brando è un aspetto sicuramente importante della mafia, lo è ancora, la giustizia mafiosa. Ma la giustizia mafiosa interviene quando si ha la percezione che non funzioni la giustizia dello Stato. Quel signore, quel padre che si rivolge al padrino per avere giustizia, ha veramente il portatore di un sentimento di giustizia. Si è rivolto alla giustizia dello Stato, non ha avuto soddisfazione, non ha ottenuto la risposta giudiziaria che si aspettava e si rivolge, diciamo, un po' come ripiego al padrino. Il problema è quando ci si rivolge direttamente al mafioso piuttosto che allo Stato per ottenere giustizia. Ecco perché io dico che la giustizia è fondamentale, e tu lo dicevi prima, Ruggero, come prevenzione anche dell'illegalità diffusa o organizzata che sia. Se la giustizia funziona, è chiaro che non c'è neanche la tentazione di rivolgersi a forme di giustizia alternativa. Quando la giustizia non funziona, o si ha la sensazione o si ha la percezione che non funzioni, e allora c'è la tentazione a volte di rivolgersi alla giustizia alternativa. Questo accade purtroppo ancora molto spesso, e anche per questo le mafie sono ancora molto forti, ma sono anche forti perché dispongono di quantità di denaro enormi, incalcolabili, che vengono accumulate con le attività criminali più disparate, perché attenzione, Don Corleone, il padrino, è, diciamo, visto come punto di riferimento per una giustizia alternativa, in quanto è potente, ma è diventato potente accumulando ricchezze con altre forme di attività illecite, con il controllo sul gioco d'azzardo, con le estorsioni, con tutto ciò che di attività illecita produce redditi illeciti. E così è diventato forte, è diventato potente e può addirittura ergersi come figura che amministra la giustizia, sia pure alternativa allo Stato, e alla quale si guarda come un soggetto che può dare giustizia. Grazie. Grazie infinite. È un'immagine di Palazzo Coppola, e questo è per Franco Roberti. Grazie, e fondiamo anche un ringraziamento all'ultimo dei baroni Coppola, che si chiamava Gian Vincenzo Coppola, che per le sue indirette virtù ha determinato che questo edificio diventasse di pubblico appannaggio e diventasse centro di attività culturali esattamente come lui desiderava. Grazie, buona serata.
Sì.